Buonasera e benvenuti alla pagina sportiva del nostro TG. Parliamo di calcio con la partita d'andata dei playout del campionato di Lega Pro Girone B che si è disputata questo pomeriggio ad Aprilia e nella quale il Prato è stato sconfitto per 2-0 dalla Lupa Roma, compromesso un po' il cammino verso la salvezza della squadra di Malotti che partiva con un buon vantaggio. In studio con noi questa sera per parlare di questo match Stefano Chini. Allora Stefano, è andato davvero male per il Prato quest'oggi. Buonasera, è andata malissimo, è stata una prestazione sconcertante quella della squadra biancazzurra che ha mostrato un buon quarto d'ora nella parte centrale del primo tempo, poi sono venute fuori pecche abbastanza clamorose anche sotto il profilo tattico con Malaccari sulla fascia che ha creato notevoli problemi a Ghidotti, ammonito nel primo tempo e ammonito nel secondo tempo, quindi il Prato è rimasto in 10 e sulla seconda ammonizione è venuto fuori il calcio di punizione che ha originato l'1-0. Non c'è stata assolutamente reazione della squadra biancazzurra che già nel finale del primo tempo era in qualche modo crollata e pericolosamente aveva arretrato il proprio baricentro nella zona difensiva gestita non molto bene contro una Lupa Roma che non è sembrata trascendentale e nel secondo tempo questa situazione di difficoltà che sembrava già emergere nel corso della prima frazione si è concretizzata con i gol decisivi segnati dalla Lupa. Adesso il Prato dovrà vincere con 2 gol di scarto, non contano le reti segnate doppie in trasferta come nei regolamenti delle coppe europee. Serve vincere con 2 gol di scarto sabato alle ore 15 al Lungo Bisenzio contro la Lupa nella partita di ritorno e non ci saranno supplementari, quindi al 90esimo, se il Prato dovesse essere con 2 gol di margine di vantaggio, otterrebbe direttamente la salvezza. È uno scenario che io faccio fatica a pronosticare perché la prova di oggi è stata davvero negativa. Il Prato gestione Malotti ha avuto sicuramente degli aspetti positivi, ma le due partite più importanti, quella con il Sant'Arcangelo e quella di oggi contro la Lupa Roma, sono state in qualche modo fallite, a conferma che probabilmente il problema non era l'allenatore, non era De Petrillo, non è Malotti, bensì una squadra creata a risparmio. Errori di valutazione, qui c'entrano magari anche i tifosi che magari hanno dato contro Grifoni, ho sempre ritenuto che il problema non era Grifoni, e il discorso di Chiricò alla fine è venuto fuori una squadra troppo indebolita e che adesso è davvero a un passo dalla Serie D e sarebbe un'onta pesantissima per la famiglia Toccafondi che porterebbe per la prima volta, credo, nella storia il Prato in un campionato dilettantistico. Sì, una prestazione al di sotto delle attese senza dubbio, è una prestazione che andiamo a rivedere con le immagini e il commento di Stefano Chini. Ecco qua le immagini, il Prato in campo con Rossi, Corvesi e Guelfi, Catacchini, Ghinassi, Ghidotti, Moncini, Serrotti, Ogunsei e Gabbianelli e Capello, risponde la Lupa Roma con Aneda, Daffara, Pasqualoni, D'Agostino, Sfanò, Fabbro, Malaccari, Zappacosta, Fofanà, Cristiano e Tagliarola. L'arbitro è Andrea Tardino di Milano e i suoi assistenti Solazzi di Avezzano e De Sena di Ozieri. C'è anche il quarto uomo Perotti di Legnano. Si comincia subito con un tentativo da parte della Lupa Roma da segnalare uno scontro tra Ghidotti e Cristiano, inzuccata fra i due e dunque Ghidotti proseguirà il match con un turbante. Qui Aneda salva la propria porta, grande opportunità da parte della squadra biancazzurra con un tentativo di Corvesi. Questo invece è Gabbianelli che dalla distanza impegna il portiere della Lupa Roma deviando in corner. E siamo alla mezz'ora dove la Lupa Roma cresce. Qui c'è un salvataggio su Fofanà che viene anticipato da Ghidotti, il cross effettuato da Tagliarola. Su un'azione di contropiede Moncini vede Aneda fuori dai pali, ma la sua conclusione è da dimenticare. Ammoniti Capello e Tagliarola, ammonito anche Ghidotti, il giallo lo vedremo tra qualche minuto. Qui c'è un tentativo ancora da parte della squadra biancazzurra senza esito. Fofanà ci prova, Rossi controlla. Siamo al minuto di recupero e con le immagini andiamo nel secondo tempo, proprio in apertura dove Malaccari continua a seminare il diavolo a 4 nel cuore della retroguardia biancazzurra. La sua conclusione è controllata da Rossi senza grossi problemi. E qui con le immagini facciamo un passo indietro. È il giallo a Ghidotti nel corso del primo tempo. Vi facciamo vedere contemporaneamente le ammonizioni. Questa è la prima, con la sintesi eravamo già nel secondo tempo ed ecco qui al quinto minuto lo sciagurato intervento di Ghidotti ancora una volta su Malaccari. Il direttore di gara Tardino di Milano estrae il secondo cartellino giallo ed è calcio di punizione per la Lupa Roma. Perrulli prende il posto di Cristiano ed è proprio Perrulli che scodella in mezzo per Fabbro che al Prato quest'anno aveva già segnato ed è il gol che sblocca la partita 1-0 per la Lupa Roma. Pennellata di Perrulli che ancora doveva giocare un'azione nel corso di questo match. Calcio da fermo, spiovente,
e Fabbro di testa anticipa il numero 5 Ghinassi per il gol dell'1-0. Non c'è reazione del Prato, che già in 10 uomini. La Lupa sente che può chiudere la partita sul cross di Perrulli, c'è una sponda di Malaccari, un tentativo di D'Agostino, Rossi in due tempi controlla. 57esimo, ancora Perrulli sulla sinistra, va via, mette in mezzo in difficoltà Gaiola, che nel frattempo era entrato sul terreno di gioco. E Lupa vicina al raddoppio, ancora un altro tentativo di Malaccari, in due tempi il controllo ad opera di Rossi, che tra l'altro è ex di turno. Corvesi viene ammonito, Boni prende il posto di Serrotti, Fofana gioco però fermo, ma ancora una volta Prato in difficoltà. Simulazione in area di rigore avversaria di Ogunseye, che cercava un penalty che ovviamente Tardino non ha dato. Altri cambi, Leccese prende il posto di Tagliarolla, avete visto in alto a sinistra il cronometro e il Prato la combina grossa, colpo di testa ad opera di Sfanò e poi interviene proprio Leccese, entrato in campo da una manciata di secondi, ed eccolo qua il gol del 2-0. Leccese, che per la verità non si era tolto completamente la maglia, ma Tardino lo ammonirà per il suo gesto di esultanza. E Guelfi prima perde clamorosamente palle, qui non segue Leccese per il gol del 2-0. Belcaida al posto di Malaccari, Benucci al posto di Gabbianelli, e il Prato, pur non avendo fatto assolutamente nulla nel secondo tempo, ha l'opportunità di dimezzare il ritardo per questo intervento di Pasqualoni su Leccese. È calcio sì, su Benucci, è calcio di rigore, Moncini lo fallisce, così Anedda intercetta, non ci sarà nient'altro da segnalare. Delusione per il centinaio di tifosi arrivati ad Aprilia a seguire la partita del Prato. Sabato si replica alle ore 15, i biancazzurri dovranno vincere con due gol di scarto, non sarà affatto semplice alla luce della brutta prestazione che la squadra di Malotti ha fatto vedere quest'oggi. Meglio nel primo tempo il Prato, indubbiamente nel secondo due episodi chiave, ovviamente l'espulsione di Ghidotti che ha ridotto la squadra in 10 subito nelle prime battute della ripresa, e l'incredibile rigore fallito da Moncini a tempo ormai scaduto. E Ghidotti è apparso in grandissima difficoltà lungo l'arco della partita già nel primo tempo, sarà stata la zuccata con Cristiano che ha subito dopo nemmeno un minuto di gioco, infatti l'avete visto in occasione dell'espulsione, stava giocando con il turbante, ma è parso boccheggiante. Ma certo il problema non è stato soltanto lui, è stato in generale di tutta la fase difensiva che non ha retto. È un Prato che non ha giocato con quel piglio offensivo che avevamo visto fare durante l'era Malotti, è evidente che questa squadra però ha dei limiti, ha dei problemi, e adesso tutto quanto è fortemente in discussione perché sui social ci sono grandi proteste, grandi contestazioni anche dei tifosi che stanno tornando da Aprilia amareggiati per questa battuta d'arresto. Il progetto Orgoglio Pratese adesso dovrà essere attentamente valutato, perché la Serie D, a prescindere dalle ipotesi di ripescaggio che dovranno essere tutte quante verificate, il progetto non può avere la stessa valenza in Lega Pro come in Serie D. Sono due campionati diversi, sono due situazioni diverse, anche perché non dimentichiamoci che in Lega Pro ti possono andar bene 10 posizioni di classifica, in Serie D quindi di piazzamento finale, più in alto sei meglio è, però insomma, voglio dire, anche un sesto, quinto posto può andare bene. In Serie D mi sembra che ci sia solo una posizione che possa andare bene, la prima, quindi questo dimostra come le due situazioni siano completamente diverse in Lega Pro e in Serie D. Ma certamente Orgoglio Pratese o i top sponsor che vogliono subentrare, questa situazione la trovano, la subiscono soltanto, dovrà riflettere la società. Però attenzione, c'è una partita di ritorno, io aspetto a pronunciarmi sabato alle 17. Prato che ha dilapidato il vantaggio in questa gara di andata, aveva 2 risultati su 3, adesso ha solo la vittoria con 2 reti di scarto, come ricordavi in precedenza, una partita, quella di ritorno, che Prato potrà giocare comunque in casa, ma senza Ghidotti che sarà squalificato. Sì, ovviamente il Prato non potrà pensare agli aspetti difensivi perché qui non ci sarà nulla da difendere. Certo, non è che giocando con 5-6 attaccanti le partite si vincono, serve equilibrio, questo è... Forse sarebbe servito anche quest'oggi una formazione più guardinga? 3 attaccanti più un trequartista in campo contemporaneamente. Malotti si è sempre espresso così. Questa è una squadra che non può gestire, non sa gestire, lo ha sempre detto, lo ha ribadito. Può darsi, è una squadra che evidentemente non è in grado di avere un equilibrio, quindi deve giocarsela a testa bassa, come è capitato ad esempio col Sant'Arcangelo, che sotto di 2 reti poi hai rimesso il naso avanti e sei riuscito a pareggiare. Oggi però proprio questo aspetto non si è proprio visto, è proprio un atteggiamento mentale completamente assente.
Allora andiamo a sentirci proprio il tecnico Malotti nel dopopartita, l'intervista raccolta dal nostro Nicola Picconi. Siamo con il mister Roberto Malotti. Mister, è andata male l'espulsione di Ghidotti nel secondo tempo, ha dato il là ai due gol della Lupa Roma. Indubbiamente dall'espulsione si è verificata un po' la partita che avevamo paura venisse fuori. Loro una squadra attendista, una squadra esperta, molto più pronta per giocare questo tipo di partite, e chiaramente quando con queste squadre sbagli poi vieni punito. Nel primo tempo potevamo fare anche qualcosa di più, potevamo andare in vantaggio in diverse occasioni. Il secondo tempo in 10 poi siamo andati un po' in difficoltà, nonostante questo alla fine c'era capitata l'occasione per accorciare le distanze. Si regala due gol, si sbaglia un rigore, sono regali troppo grossi per uno spareggio. Nonostante questo bisogna fare qualcosa di più per venire via con un risultato che ci possa permettere di salvarci. Ecco, ancora ci sono 90 minuti da giocare, però a lungo Bisenzio il Prato dovrà ovviamente, come si suol dire, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'è dubbio, sarà una partita difficilissima perché come si è visto oggi non sono una squadra che si chiude bene, è una squadra esperta. Bisognerà essere molto bravi prima nel non prendere il gol e poi di provarci fino alla fine. Che cosa è mancato oggi alla squadra? Purtroppo siamo una squadra molto giovane, le preoccupazioni e le responsabilità quando ti vengano messe di fronte a volte non sempre è facile uscirne indenni. E probabilmente oggi la squadra un po' ha accusato anche la fatica mentale, non era libera di testa come è stata in questo ultimo periodo. Tutto ci riusciva più difficile e piano piano la partita poi si è incancrenita. Chiaramente rimanere in 10 poi ci ha fatto saltare un po' quelle sono le nostre certezze, e come si è sempre detto questa è una squadra che ha necessità di certezze. Se poi in campo deve ragionare più di tanto perde quella che è la propria facoltà, cioè una squadra che chiaramente soffre un po' di personalità e di carattere, quindi abbiamo sempre necessità di essere in una certa maniera in campo. Nonostante questo il primo tempo abbiamo fatto bene, cioè mi avessero detto alla fine del primo tempo ti va bene il pari, avrei detto di no. E poi purtroppo la partita è andata e poi c'è stata anche l'occasione subito con Corvesi, quella palla presa con i piedi da Anedda, e comunque la squadra aveva manifestato comunque più determinazione rispetto alla seconda frazione di gioco. Ti ho detto, la seconda frazione di gioco purtroppo si è rimasta troppo presto un 10 e per l'appunto nella stessa azione abbiamo subito anche il gol. È stata una bastonata un po' troppo grossa per noi, ancora probabilmente non siamo pronti, so che si dovrebbe, però probabilmente non siamo ancora pronti per questo, però cioè, sono convinto che i ragazzi potranno far meglio in casa, sono convinto che renderemo. Ho visti festeggiare, loro faranno bene a festeggiare, però ecco, noi non siamo di sicuro arresi, anzi noi ci sa voglia di dargli battaglia ancora per minimo 90 minuti. Siamo con il mister Roberto. I 90 minuti della gara di ritorno che sarà giocata sabato prossimo 28 maggio alle ore 15 a Lungo Bisenzio di Prato. Ricordiamo 90 minuti che non avranno code né supplementari né calci di rigore, perché nel caso in cui il Prato si imponga con due reti di scalzo, qualsiasi sia il tipo di risultato, perché non c'è la regola dei gol segnati in trasferta, sarà il Prato per la migliore classifica acquisita al termine della regular season ad ottenere la salvezza, ma adesso è la Lupa Roma ad avere un buon vantaggio nei confronti dei biancazzurri per evitare la retrocessione in Serie D. Ringrazio Stefano Chini
di essere stato grazie con noi buonasera. In studio. Ricordo prima di chiudere anche un altro appuntamento per quanto riguarda il campionato Lega Pro Girone B. Domani infatti gara d'andata delle semifinali playoff con il Pisa in campo alle 15 in casa contro il Pordenone. Con questo è tutto per il nostro TG, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.